Sabato prossimo scatta il campionato 2010-2011 di Serie A2 maschile. Tra le 24 squadre che prenderanno parte alla nuova stagione sportiva anche la Roma Visnova, unica squadra a rappresentare la capitale in veste giallorossa nella pallanuoto di vertice ed alternativa concreta alla storica SS Lazio della pallanuoto romana. Una presentazione in pompa magna, quella dei giallorossi, ospiti della provincia a Palazzo Valentini. Una responsabilità importante per la società capitolina, una squadra composta da un mix di giovani promettenti, 5 elementi addirittura sotto i 20 anni, accompagnati da tre senatori doc come Gatto, Spiezio e Piccinini. Ma sì, noi diciamo che ci giocheremo tutte le partite, insomma, ecco, poi chi sarà più bravo vincerà la partita. Io sono convinto che i ragazzi daranno sempre il massimo in acqua e soprattutto fuori dall'acqua. Pino Battaglia, presidente della Commissione Sport e Cultura della provincia di Roma, ha rimarcato il sostegno dell'istituzione ai giallorossi. Anche il senatore Paolo Barelli, presidente FIN, si è espresso sulla stessa linea, assicurando l'appoggio della federazione al progetto della Roma Visnova. Da e irradia atleti di qualità in tutta Italia, quindi è un punto di riferimento fondamentale per la pallanuoto nazionale, quindi non soltanto per la pallanuoto romana. Sono dirigenti capaci, importanti per il nostro mondo, ed esempio sicuramente per tutte le società che, non ci dimentichiamo, passano momenti difficili, nel senso che in una situazione di crisi economica generale portare avanti programmi così importanti con qualità assicurata dal punto di vista tecnico, dal punto di vista organizzativo, aumenta il nostro apprezzamento che rivolgiamo a questi veramente grandi della società italiana, che nel silenzio si mettono a disposizione della società, si mettono a disposizione degli atleti, delle famiglie, per portare in alto il nome dell'Italia nello sport. Infine il presidente della società Marco Ferraro, determinato a portare avanti un'avventura, amano definirla così, in casa giallorossa, che con così tanti buoni auspici mira nel giro di pochi anni a far diventare la Roma Visnova un vero polo di riferimento della pallanuoto capitolina. Perché noi abbiamo la fortuna di avere uno dei vivai più prolifici d'Italia, per cui la nostra squadra è fatta per 8 quindicesimi di ragazzi che sono nati 17 o 18 anni fa e che fanno parte del nostro vivaio. Abbiamo potuto inserire nella prima squadra, oltre alle grandi colonne che hanno portato avanti con noi in questi anni la Roma Visnova, due campioni di indiscusso valore che l'anno scorso erano nella Roma Pallanuoto in A1, che sono Roberto Gatto e Roberto Africano. Per il resto sono i nostri ragazzi e ne abbiamo molti altri che stanno giocando oggi in Serie A1 e in Serie A2 in importanti società, sperando che possano un giorno tornare a giocare con noi ai vertici della pallanuoto italiana.